quindi il primo è stata una grande gioia perché abbiamo rotto il digiuno di tantissimi anni di astinenza. Invece oggi è una sensazione di sollievo perché l'estate scorsa abbiamo rivoluzionato tutto il progetto a livello di roster, a livello di allenatore. Non abbiamo rivoluzionato la società, perché la società è al 100% la società che aveva vinto lo scudetto 2 anni fa. E quindi la scommessa era proprio questa, cioè ripartire da dove eravamo arrivati. Non era facile, il vantaggio c'era, il vantaggio di un budget superiore, il vantaggio di un roster più profondo, il vantaggio di sicuramente muscoli e risorse superiori a tanti altri, ma proprio perché quando si parte favoriti e si ha l'obbligo di vincere, la cosa diventa più difficile e siamo contenti perché abbiamo raggiunto 2 obiettivi su 3. C'è il rammarico di non aver fatto meglio in Eurolega e in Eurocup, ma obiettivamente avremmo firmato questo risultato da subito quest'estate. Quindi complimenti alla squadra, complimenti a tutti. E questa è stata proprio una vittoria del gruppo e è stato bello anche vincere qua a Reggio, che è un fortino inespugnabile contro un avversario fortissimo, che probabilmente ha pagato il fatto di avere un organico un po' più corto. Però vincere qua in casa loro credo che sia stata la ciliegina sulla torta, perché vincere qua è difficilissimo. Loro sono una squadra amalgamata bene, da 2 anni giocano a occhi chiusi, hanno uno spirito da copiare, è un progetto vincente. So cosa vuol dire soffrire e perdere le finali, perché nel periodo di i nostri primi 5-6 anni sono sensazioni che purtroppo ho provato e abbiamo provato più volte, quindi tutto il mio rispetto, il mio messaggio di affetto, anche se sono i nostri avversari, rispetto a Reggio Emilia, la proprietà di Reggio Emilia, lo staff e i giocatori. Onore degli avversari all'altezza di questa finale. Ancora Massimo? Adesso bisogna spostare cercare di fare squadra, quest'anno si è vinto proprio il singolo, cercare di fare più squadra come è stata la famiglia, migliorare, cercare di non migliorare. Sinceramente il fatto che non ci sia stati squadra non la vedo così. Abbiamo avuto dei blackout ingiustificati, quello sì ogni tanto, cioè noi siamo mancati di continuità, ma quando abbiamo vinto abbiamo giocato di squadra, anche stasera non mi sembra che abbiamo vissuto sull'individualità. Questa è una squadra che quando difende e corre, è una squadra che può fare anche meglio di quello che abbiamo fatto quest'anno. Abbiamo solo difettato nella continuità. Il progetto comunque è fortunatamente buono, quindi noi abbiamo già iniziato a operare da 4-5 mesi per studiare un'evoluzione nella continuità, per non farci trovare impreparati. Abbiamo aspettato fino all'ultimo per vedere un attimino quello che era anche il comportamento della squadra sotto pressione. Io devo dire che questi playoff la squadra ha dimostrato che sotto pressione comunque alla fine ha risposto bene. Qualche blackout di troppo, però 3-0 con Trento, che è stata la nostra bestia nera durante il campionato per l'Eurocup, 4-2 con Venezia, 4-2 con Reggio Emilia, su campi difficilissimi. Quindi capisco che il progetto Reggio Emilia ha un cappello e un titolo e un'idea di stile di squadra vincente, però alla fine abbiamo vinto noi sia la Coppa Italia, e abbiamo vinto benissimo con 3 partite encomiabili, e abbiamo vinto anche il campionato, dove obiettivamente nessuno ci ha regalato nulla, perché tutti le contro Milano tutti diano il 110%, e noi dobbiamo imparare, abbiamo imparato a fare reparimenti. L'unica nota, che è anche strano tirarla fuori nel momento della vittoria finale, è che potevamo essere un po' più continui, quello sì. C'è stato un momento nel periodo recente nel quale ho detto ok, siamo sulla strada giusta dopo magari qualche altro basso, così quindi una sorta di svolta, hai parlato di un discorso sotto pressione, così c'è stato un momento particolare. No, la svolta della stagione mi sembra strana, ma è stata la fatta la notte di Alba di Berlino, nel Eurocup. Noi là facevamo una partita bruttissima, c'è stato un momento di confronto verace fra tutti. Lì c'è stato di una svolta, è stato anche il momento in cui abbiamo apportato un paio di correzioni importanti. Io non sono affatto d'accordo che la squadra non avesse talento, perché quest'anno noi abbiamo anche aggregato a una squadra coesa che si è amalgamata nel tempo, abbiamo messo anche il talento individuale, perché Alessandro Gentile, Calinetti, Sanders,
Simone, e non dico gli altri, per comunque questa è una squadra che va a tutto, sia per giocare di squadra che per anche trovare giocate per imporsi qualcuno. Però il momento topico è stato la notte di Berlino. Mi sembra strano, ma noi lì ci siamo guardati negli occhi, abbiamo fatto la notte in piedi, ci siamo chiariti tutti, dallo staff a scendere, e da lì credo che la stagione abbia preso una certa piega, come accade sempre quando il roster è nuovo per 10 dodicesimi, quando l'allenatore è nuovo e quando tutti bisogna prendersi le misure reciprocamente. La svolta è stata lì, non è stata chiaramente appalesata, non abbiamo fatto reclami di questo, però lì abbiamo spazzato. Allora, il signor Mani, credo che si sia, non ha dovuto dire nulla. Il signor Mani ha gustato comunque anche in gara 5. La reazione di gara 5 è stata una reazione che ha detto a tanti, e soprattutto anche al signor Mani, che questi ragazzi potevano farcela alla fine. Lui non è potuto venire per impegni di lavoro, ma sono stato con lui in riunione fino alle 5 del pomeriggio. Quando sono partito da Milano, lui era sereno e quasi sentissi che stasera poteva essere la serata giusta, la serata fatale. Devo dire che anche lui ha apprezzato quello che poi abbiamo visto noi in campo, cioè questi sono ragazzi seri, ragazzi che durante tutti gli allenamenti, durante l'intera stagione, pur con qualche tip di troppo, però si sono comportati da veri professionisti. Era quello che volevamo quest'estate, dovevamo ripartire da persone serie e abbiamo segnato bene, perché poi il raccolto è stato abbondante. Si poteva far meglio, come sempre nella vita, ma direi che l'abbinata Coppa Italia e campionato sia una cosa straordinaria. L'ultima poi... Ma guarda, noi sono 2-3 anni che obiettivamente abbiamo il budget più alto degli avversari, ma mi sembra che tutti i playoff del calcio italiano sono all'insegna del massimo equilibrio. A maggior ragione quando poi una squadra deve rafforzarsi, deve impegnarsi anche nel campionato di Eurolega, poi dopo le forze in qualche modo devono bilanciarsi, e può essere che la strada sia sempre difficile. Quando vuoi raggiungere tutti gli obiettivi, poi alla fine da qualche parte un po' paghi. Noi non possiamo sottrarci all'impegno di fare un'ottima Eurolega l'anno prossimo, non possiamo più permetterci di fare la formula è anche cambiata, quindi non ci saranno più le dinamiche di quest'anno, ma avendo un'Eurolega così impegnativa, con 30 partite bellissime, con avversari fortissimi che ci aiuteranno a portare ancora più pubblico al forum, quindi noi dobbiamo seriamente pensare che questa squadra dovrà crescere ancora per fare molto meglio l'Eurolega e per confermarsi poi in campionato italiano. Perché comunque nella nostra strategia ci sono parimenti entrambe le cose da onorare. Non credo che questo porterà a una forbice tale per cui Milano possa in campionato italiano fare quello che vuole. Io dicevo ai colleghi che la rovina di quegli anni di Siena è stata che la cultura che si è sviluppata in Italia, che il più forte deve stravincere sempre. A me lo sport piace proprio perché nulla è scontato, proprio perché le cose non sono così prevedibili come la logica, la statistica dice, non solo nel basket. Se voi guardate quest'anno il Leicester nella campionata inglese ha vinto nonostante il budget inferiore rispetto ai grandi club, quindi nelle logiche dello sport l'imponderabile è sempre dietro l'angolo. Non credo che Olimpia potrà permettersi di fare una striscia di dominio assoluto come fece Siena, perché voi sapete meglio di me che quelle condizioni infortunatamente non si ripeteranno più nel campionato italiano, e noi ce la dovremo sempre guadagnare ogni partita, lavorando bene durante la settimana in allenamento. Quindi sappiamo che la strada sarà sempre più difficile, ma è proprio per questo sarà una bella sfida e sarà gasante e motivante. Grazie, facciamo dire. Io direi che c'è qua il coach. C'è un piccolino. Al quale, se non so se lo vedi tu, che un piccolo uomo, bravo. Non si nota. Questo totte questo. Sono affettuoso. Rischiando di uccidere quella stessa.
ma dopo uno studente, una commentare può anche titolarmi e ammazzarmi per due minuti, quello può, quello può deve seguire mia moglie e mio figlio. Il solito inquadramento di solito in queste situazioni sono due cose, ringraziamenti e complimenti. Vorrei fare complimenti per tutta la nostra società, per un anno veramente stradifficile per tutti noi, è finita abbastanza bene, non voglio esagerare, aspettavo qualcosa di più, ma non è male per primo anno. Complimenti per giocatori che sono riusciti in un anno veramente difficile con squadra completamente nuova, senza ritiro, con cambiamenti, con tanti infortuni durante l'anno, vincere due trofei e andare fino in fondo quando onestamente tutti ci davano come favoriti, ma pochi ci credevano. Complimenti per Reggio Emilia, per un anno veramente fatta molto bene, per come è stata competitiva. Complimenti coach Menetti e tutta la squadra, e in bocca al lupo per il futuro. Ringraziamento per tutti, staff, giocatori, staff tecnico, staff medico, per dirigenza, per presidente Prodi che mi ha portato in una piazza veramente importante dove tutti volevano venire e lui ha scelto il giocatore sotto contratto che ha già deciso di tornare in Croazia e rimanere in Croazia. Grazie di cuore per Appetto e perché è creduto in questo progetto. Ma prima di tutto ringraziamento per tutto il popolo nostro che ci ha seguito gli ultimi giorni con 12.000 il nostro forum, che è stato con noi un momento veramente difficile quest'anno, e alla fine il nostro capo, signor Armani. Grazie di cuore a tutti. Massimo. A questa diligenza adesso per crescere cosa chiedi? Onestamente ho detto, non lo so, ho parlato con tanti dopo la stagione, dopo la partita. Per me il lavoro vero comincia domani. Lavoro vero è lì. Ho fatto il mio dovere, siamo stati più forti. Come ha detto il presidente prima, con budget più grande, ma budget il 90% delle situazioni in sport non è determinante. E ci sono tante cose che siamo riusciti durante l'anno fare progressi importanti, ma onestamente ci vuole di più. Vogliamo con budget, sicuro non competitivo, con più grande in Europa, vogliamo essere competitivi là. Non sarà facile, ma buon scouting, buon riconoscimento, buon lavoro, buon avere tutto quanto che ci serve, faremo sicuro per essere presenti là, non solo in campionato italiano. Secondo me non dovrebbe avere una sessione internazionale di anche di sicurezza. Noi con il budget che 3-4 volte più basso di CSK, il budget CSK, Fenerbahce, Borussia Dortmund, Real Madrid, Barcellona, non possiamo sbagliare. Quest'anno cambiando 3 giocatori, voglio dire che alla fine non abbiamo fatto come dovevamo fare. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, io garantisco con il mio lavoro, con il mio staff, che sono in grado, come ho fatto in tutti i paesi, in tutti i posti dove ho lavorato, garantisco crescita dei giocatori che hanno potenza per crescere.
se non siamo in grado di rendere più bravi, dobbiamo riconoscere e prendere più potenza con lavoro, interesse, farli crescere e essere competitivi. Prima ho detto sono stati più forti, perché secondo te siamo stati più forti? Perché onestamente sulla carta siamo stati più forti. Guidare questa società e guidare questa squadra da quest'anno con pieno rispetto non era facile. Non era facile. In una partita non è stato per coach, è stato primo obiettivo difendere così o attaccare così o tattica questa o quella. Sono state le cose che non sono facili. Gestire personalità, emozioni, carattere, tutto quanto, per avere una chimica prima di tutto che è più importante in sport, non era facile. Alla fine tutti hanno fatto sacrificio, ma guarda, venire a alto livello di sport ci vuole un po' più serenità, ci vuole un po' più ragionare, come posso dire, lavorare con il cervello, non solo con il cuore. Ci vuole molto di più disponibilità per lavorare duro. Oggi ho finito la partita, avete visto, sarebbe un massacro quando ho cambiato come si chiama Gentile Simon 3 minuti alla fine, perché queste partite si vincono con intensità. Olivia ha fatto la sua storia con difesa. Sai, quando tutti sono molati, questi piccoli, quando abbiamo due falli, hanno rialzato l'intensità e abbiamo vinto là. Sicuro loro due hanno fatto una ottima partita e ci hanno portato in una partita pari, ma questi piccoli dettagli sono importanti. Avere una partita lunga, una squadra compatta e dove ognuno può aiutare, inizio o fine della partita. Vabbè. Quindi si parte dalla base che si ha quest'anno, non andrà via nessuno, andrà via qualcuno. Sì. Qual è la base? È troppo presto parlare di queste cose, parlerò con il mio presidente. Ciao, come senti, io ho passato buona parte di quest'anno a ricevere insulti dai diversi tifosi di Milano, perché continuava a dire, perché continuate a criticare Reza? Sta facendo un ottimo lavoro e dovete avere pazienza. Loro continuano a criticare e insultare, io continuavo a dire, ascoltate, non trovi singolare che una parte della tifoseria e degli appassionati dell'Olimpia hanno continuato a criticarti e anche a criticare alcuni giocatori fino alla fine. Ma guarda, a Milano è una piazza, onestamente non è facile. Io sono con maturità e esperienza che ho, non soffro queste cose nulla, assolutamente nulla. A Milano ci sono tantissimi che siamo tutti. No, aspetta, posso fare una piccola precisazione perché è una fotografia che non mi risulta. Cioè, allora, se noi andiamo a misurare sui social, dove puoi leggere i commenti di personaggi di Milano sotto nickname, allora ti posso dire che puoi aver letto delle critiche a Repesa, come puoi aver letto anche in maniera più esplicita delle critiche a me a Portolumpi sulla curva perennemente tutto l'anno. Però in questi casi bisogna fare studiare e vedere la statistica. Cioè, io credo che a fronte di 50 sconosciuti che sotto nickname si divertono sui social a dire cazzate, ci sono poi 12.000 tifosi. Facciamo una media più corretta, 9.500 tifosi che da quest'anno in tutte le partite, sia di alto livello, che chiamiamo così, di Eurolega, che nel campionato hanno accompagnato la squadra e Repesa in una maniera che io non ho mai visto nella storia moderna di Olimpia, cioè perlomeno nella storia che gestiamo noi come gruppo ormai. Quindi io ho sentito invece un grande affetto rispetto alla squadra, ai giocatori, soprattutto al coach. Credo sublimato anche nel trionfo proprio di affetto anche in Coppa Italia, perché io ho visto un bagno di folla che ha cercato proprio Repesa in particolare come simbolo di
questo Olimpico era tornato a vincere dopo l'anno dei zero titoli. Quindi a me dispiace, cioè io posso capire la lettura che hai dato tu, a me dispiace. Non enfatizzare, no, ma mi dispiace che io vorrei enfatizzare che invece Rebic è una persona che è amata a Milano, dai milanesi, così come sono amati tutti i giocatori. Ed è questa una base importante. Il risultato non è solo per quello che ti posso dire io, ma lo vedi anche proprio nel numero copioso di tifosi che accompagnano l'Olimpia in ogni partita. Penso che il Milano abbia capito con la rivoluzione che avete fatto per dare filosofia rispetto agli anni scorsi, ossia vestire le tute da operaio invece che... Ma io vorrei avere tutti operai così, perché continuo a sentire operai, però dico che ci sono giocatori da Eurolega e stelle elevati. Quello che era il progetto era, sulla base degli errori dell'anno scorso, rinunciare a giocatori di talento della stagione scorsa che però nel comportamento settimanale, diciamo così, non avevano onorato la maglia Olimpia. Abbiamo cercato di portare degli uomini, l'abbiamo dichiarato, prima ancora che degli atleti, chiaramente tutto deve essere combinato. È per questo che il coach ha dovuto faticare all'inizio, perché aveva tutta la squadra nuova, l'ha presa in mano l'ultimo secondo, avevamo anche questa tournée preprogrammata l'anno prima che ha scardinato anche la programmazione, avevamo molti che venivano dalle nazionali, quindi lui sicuramente ha fatto una fatica enorme. Però io non vorrei più parlare di questo, perché poi dopo, alla fine, questo l'abbiamo pagato all'inizio, l'abbiamo pagato nel girone di regular season dell'Eurolega, ma quando poi la squadra ha dovuto e potuto nel tempo essere vincente nei momenti che contavano, la squadra ha fatto il suo lavoro. Ricordo la Coppa Italia, non ho mai visto vincere una squadra con quella limpidezza. Abbiamo fatto tre partite, una più decisa dell'altra, e in questi playoff, torno a ripetere, sui giornali spesso ci avete giustamente criticato, ma perché ci si aspetta sempre che Olimpia faccia il filotto, e non è così in un playoff di campionato. Però alla fine 3-0, 4-2, 4-2 contro squadre fortissime, squadre che durante la stagione ci avevano fatto anche penare tanto. A mio avviso la squadra alla fine, pagellone finale, quando ha dovuto battere il pugno sul tavolo e vincere, lo ha fatto. Quindi 9 mesi di lavoro di coach Rebic e dei ragazzi si sono visti. Questo è il punto di partenza per la prossima stagione. No ragazzi, c'è Reggio Emilia che ci sta aspettando. Se gliela vuoi fare, grazie, scusate.